Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, capitolo 128, 6 agosto 1916. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù, appena e alla sfuggita, è venuto e mi ha detto: figlia mia, il mio amore sento un irresistibile bisogno che si moltiplino le anime che vivono nel mio volere, perché questi sono i luoghi dei miei ritrovi. Il mio amore vuol fare del bene a tutti, ma le colpe mi impediscono di versare su di loro i benefici. Perciò vado trovando questi ritrovi, ed in questi non sono impedito di versare le mie grazie. E da mezzo di questo prendono parte i paesi le persone che le circondano. Perciò quanti più ritrovi tengo sulla terra, tanto più sfogo tiene il mio amore e più si versa in benefici a pro dell'umanità. Capitolo 129, 10 agosto 1916. Continuando il mio solito stato, mi sentivo amareggiata per la privazione del mio amabile Gesù e mi lamentavo con lui che ogni privazione che mi faceva era una morte che mi dava. E morte crudele, che mentre si sente la morte non si può morire. E dicevo: come hai cuore di darmi tante morti? E Gesù alla sfuggita mi ha detto: figlia, non ti abbattere. La mia umanità, stando sulla terra, conteneva tutte le vite delle creature. E tutte da me uscivano queste vite. Ma quante non ritornavano in me perché morivano e si seppellivano nell'inferno, ed io sentivo la morte di ciascuno che straziava la mia umanità. Queste morti furono la pena più dolorosa e crudele di tutta la mia vita, fino all'ultimo respiro. Figlia mia, non vuoi prendere parte alle mie pene? La morte che senti della mia privazione non è altro che un'ombra delle pene
delle morti che sentii, della perdita delle anime. Perciò dalla a me, per raddolcire le tante morti crudeli che subì la mia umanità. Questa pena falla scorrere nella mia volontà e vi troverai la mia, ed unendosi insieme correrà a bene di tutti, specie per quelli che stanno per cadere nell'abisso. Se la terrai per te, si formeranno delle nuvole tra me e te, e la corrente del mio volere sarà spezzata tra te e me. Le tue pene non troveranno le mie, e non ti potrai diffondere a bene di tutti, e vi sentirai tutto il peso. Invece, se tutto ciò che potrai soffrire pensi come farlo scorrere nel mio volere, per te non ci saranno nuvoli, e le stesse pene ti porteranno luce ed apriranno nuove correnti di unione, di amore e di grazie. Capitolo 130, 12 agosto 1916. Stavo fondendomi nel Santissimo Volere, ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, solo per chi vive nel mio volere mi sento corrisposto della creazione, della redenzione e santificatore e santificazione, e mi glorifica in modo come la creatura deve glorificarmi. Perciò queste anime saranno le gemme del mio trono e prenderanno in loro tutti contenti la gloria che ciascun beato terrà per sé solo. Queste anime staranno come regine davanti al mio trono e intorno al mio trono, e tutti i beati staranno loro intorno. E siccome beati saranno tanti soli che splenderanno nella celeste Gerusalemme, le anime che hanno vissuto nel mio volere splenderanno nel mio stesso sole, saranno come circonfuse col mio sole, e vedranno i beati queste anime da dentro me stesso, essendo giusto che, avendo vissuto in terra, unite con me, col mio volere, non avendo vissuto vita propria, è ben giusto che in cielo abbiano posto distinto da tutti gli altri e continuino in cielo la vita che menarono in terra, tutte trasformate in me e inabissate nel pelago dei miei contenti. È impressionante questo trittico di questa mattina, che sembra di vedere i tre misteri classici del Santo Rosario applicati alla Divina Volontà: i gaudiosi, i dolorosi e i gloriosi, 1, 2 e 3. Nel primo Gesù parla dei gaudi, che in questo mondo dà la vita nella Divina Volontà; nel secondo parla dei dolori; nel terzo parla della gloria. Veramente impressionante. Mentre leggevo, ho avuto proprio questa chiarezza istantanea, insomma, dico: ma tu guarda un po', che strana, insomma, veramente Dio incidenze, perché non era una cosa preparata, prevista o voluta, no? Andiamo a vedere. Numero 1, l'amore di Gesù sente un irresistibile bisogno che si moltiplichino le anime che vivono nel suo volere, e lo specifica perché questi sono i miei ritrovi. Nei misteri gaudiosi noi contempliamo l'incarnazione, no? E la nascita di Gesù, quindi la vita di Gesù in Maria, in questa creatura straordinaria, a beneficio di tutti, perché Gesù è stato concepito ed è nato da Maria non solo per lei, anche se chi è che ha goduto e beneficiato tanto del Verbo fatto carne, più di tutti, è la Madonna, ma tutta la razza umana ha beneficiato di questo, no? Ecco il primo mistero gaudioso della Divina Volontà, insomma, è meglio il ciclo di misteri gaudiosi della Divina Volontà. Un'anima che vive nella Divina Volontà concepisce Gesù dentro il cuore, o meglio, diventa un luogo di ritrovo di Gesù. E divenendo un luogo di ritrovo di Gesù, fa sì che il Verbo scenda dentro la sua anima, la inondi completamente di grazie, dia tutto quello che il Signore vuole donare a questa creatura, e da questa creatura tutto si riversa, evidentemente, a beneficio di tutti. Questa è proprio la dinamica fondamentale
della vita nella divina volontà. Sono i ritrovi del Signore, sono coloro che beneficiano dell'amore che Dio vuole fare a tutti. Ecco, ma le colpe purtroppo impediscono al Signore, come sappiamo, di versare su di loro tutti quanti i suoi benefici. Ecco. E quindi che cosa fa il Signore? Cerca tante di queste anime, perché sappiamo vivere nella divina volontà significa anche aprire le porte del cuore di Gesù e farne fuori uscire tutte le infinite grazie che lui vorrebbe dare a tutti gli uomini, ma che alla stragrande maggioranza degli uomini non può dare, perché gli uomini se ne rendono indegni attraverso la loro vita di peccato, la loro vita di colpe e la loro completa chiusura all'amore di Gesù. Cosa che, secondo quello che Gesù ci insegna, secondo il nostro modo di parlare, in modo certamente misterioso ma vero, causa sofferenza al Signore, perché il Signore vorrebbe ricolmare di beni, di benedizione e di grazie tutti i suoi figli, ma purtroppo non può farlo a causa delle volontà a lui chiuse, tetragone, restie. Questo però significa anche che vivere nel divin volere significa, come dire, diventare i destinatari diretti di tante cose belle che poi ridondano a beneficio di tutti. È veramente un rivivere, evidentemente in maniera differente e distante, qualche cosa di simile di quello che la Divina Maria ha vissuto nei misteri gaudiosi. E Gesù vuole che si moltiplichino queste anime, perché almeno attraverso queste anime, oltre che trovare lui stesso la gioia di poter sfogare i suoi doni e le sue grazie, beneficia attraverso la loro manda benefici attraverso la loro mediazione a tutto e a tutta l'umanità. Abbiamo poi i misteri dolorosi nella divina volontà. E qui Gesù parla delle privazioni che Luisa sentiva e gli dà una lettura di questa situazione di enorme sofferenza. Tante volte l'abbiamo visto, sofferenza enorme che Luisa e così le anime elette hanno quando Gesù le priva della loro presenza sensibile. E dice così, che quello stato di sofferenza enorme che l'anima sente quando perde la percezione sensibile di Gesù, che è appunto una morte, e dice, mentre si sente la morte non si può morire, è una condivisione e al tempo stesso una riparazione. Cioè Gesù ha sofferto durante la vita terrena, in tutta la sua vita terrena, attenzione, non soltanto nelle ore della sua passione, adesso poi vedremo un riferimento, soprattutto nel Getsemani, no? Proprio nella terza ora del Getsemani, Gesù parla di tutte le morti che ha subito da parte di tutte le creature viventi, sia le morti fisiche, tra l'altro, quindi le agonie, ma sia anche queste morti, la morte delle morti, che è un'anima eternamente separata da Gesù, è un'anima che si va a seppellire brutalmente a causa della sua stupidaggine e ostinazione all'inferno, ad essere torturata per tutta l'eternità. Quindi è un'anima che manca all'appello dei beati, un'anima che si sottrae all'amore di colui che l'ha creata, un'anima che si autopriva di ogni bene, di ogni gaudio, delle cose più belle che possano esistere, per andare a gettarsi nelle mani di colui che la odia infinitamente, la torturerà per tutta l'eternità, con una volontà libera e assolutamente responsabile, a volte consapevole, a volte ostinata, a volte
risoluta e stupidamente ostinata nel male. Gesù qui dice chiaramente: sentivo la morte di ciascuno che straziava la mia umanità, quante non ritornavano in me perché morivano e si seppellivano nell'inferno. Quindi attenzione, insomma, che Gesù attesta tragicamente non soltanto la realtà dell'inferno, ma l'ampio affollamento dell'inferno. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Ampio affollamento dell'inferno, nonostante l'infinito e inimmaginabile amore di Dio, che in questi scritti di Luisa, come chi li conosce bene sa, come dire, traspare, si vede, viene rivelato, ma non è che viene rivelato, lo sappiamo già, viene centellinato, viene descritto in tutti quanti i modi possibili e immaginabili. Eppure c'è questa realtà. E Gesù dice, allora, come ti senti quando non mi vedi? Ti senti morire? Questa è un'ombra delle pene delle morti che sentì della perdita delle anime. Se uno fa le ore della passione con questo, come dire, con questa attenzione, con questo sottofondo, nota tutte quante le volte che Gesù, durante queste ore, parla della perdita delle anime, si lamenta della perdita delle anime. E ne parla in termini drammatici, è un'espressione, non mi ricordo, forse nella terza ora del Getsemani, che dice: ma come faccio io a stare tranquillo se la perdita di una sola anima mi addolora immensamente, perché per me una vale come tutte messe insieme? Come faccio a rassegnarmi anche della perdita di un'anima sola e invece ne devo constatare la perdita di fiumi di anime? È il dramma dei drammi questo, è il dramma della reale libertà umana, che Dio rispetta. Noi vediamo, constatiamo, forse nella nostra vita passata, o comunque anche certamente fuori di noi, non possiamo e non dobbiamo mai giudicare nessuno, però il bene e il male sono due realtà oggettive, per cui non si può non vedere tanto male, ecco, che ci circonda. E purtroppo questo sta ad attestare tragicamente questa realtà. Si può essere ostinati nel male fino alla fine? A voglia, purtroppo sì. Si può essere del tutto indifferenti all'amore di nostro Signore? Purtroppo sì. Se ne può essere addirittura avversari, sprezzanti, come i diavoli che vorrebbero stupidamente, insomma, perché non ci riusciranno mai, distruggere Dio. Questo è il sogno del diavolo. Ci si può anche provare, insomma. È una battaglia persa. Ecco, Gesù dice: questa è una condivisione di queste mie sofferenze, ma è al tempo stesso, se questa pena viene fatta scorrere, ecco la fondamentale importanza di rimanere sempre uniti nella divina volontà, se viene fatta scorrere nella divina volontà, cosa si trova? Si trova quella di Gesù, e con la potenza di questa fusione si ottiene come effetto che qualcuna se ne salva, quelli che stanno per cadere nell'abisso. È bello pensare che ci siano delle anime veramente in bilico, perché la divina volontà gradisce le opere grosse, che stanno per precipitare nell'inferno, che siano proprio salvate per i portenti della divina volontà operante in questo modo. Io penso che possiamo e dobbiamo sperarlo, stante quello che dice Gesù. Se la terrai per te, invece, quindi attenzione a non soffrire mai da soli o a non essere così sciocchi da non riconoscere, noi certamente non viviamo le privazioni di Gesù come l'ha vissuta Luisa, però possiamo vivere un momento di aridità, un momento di difficoltà nella preghiera, le cose che ordinariamente si vivono
analoghe appunto all'esperienza della perdita di Gesù. Se noi cominciamo ad amarlo un pochino, il Signore, ecco, possiamo applicare a questa cosa anche il fatto che, per esempio, un giorno non si riesce ad andare a messa, no? Quindi non riesco a fare la comunione, non posso ricevere Gesù perché sono impedito, no? Ecco, offri questa sofferenza, fusa con la divina volontà, e oltre che le grandi grazie che verranno su di te, ecco, si può sperare che qualcuna di queste anime destinate all'abisso per la propria depravata e ostinata volontà siano ripescate, siano prese per i capelli, ecco, e salvate dal baratro. Infine abbiamo i misteri gloriosi. Ecco, qui Gesù parla di come saranno le anime vissute nel divin volere, e attenzione, lo fa nel contesto di una fusione di Luisa in esso, stavo fondendomi nel santissimo volere. Come saranno queste anime in paradiso? Queste anime in paradiso continueranno ad essere fuse con me, detto proprio in due parole, così come lo erano quando stavano sulla terra, né più né meno. Ogni anima beata è un piccolo sole, dice Gesù, no? Tutti i beati stanno intorno al trono e sono soli che splendono nella Gerusalemme celeste. Ricordiamo anche che fa parte della gloria accidentale del paradiso godere dei beati gli uni degli altri, delle bellezze reciproche. In paradiso non c'è nessun difetto, non c'è nessuna imperfezione, non c'è nessuna bruttezza, non c'è niente di brutto. In paradiso c'è soltanto il gaudio, la pace, la gioia, la delizia, la letizia, la perfezione, il soddisfacimento di tutti quanti i nostri desideri, il trovare diletti, gaudi, godimenti che non è dato a mente umana neanche la possibilità di minimamente rappresentarseli. Qualche anima santa ha detto che solo se ce li potessimo rappresentare moriremmo di gioia solo a rappresentarceli, non li potremmo reggere in questa vita. Ecco, eppure queste anime saranno le gemme del mio trono e prenderanno in loro tutti contenti la gloria che ciascun beato terrà per sé solo. Cerchiamo di capire quello che sta dicendo Gesù, eh? Cioè, questa è una cosa veramente immensa, ma non è molto difficile, se uno ha capito bene alcuni segreti, alcuni portenti della Divina Volontà, comprendere come e perché avvenga questo. Perché ogni beato del cielo è, come dire, un'invenzione, diciamo così, della divina volontà, è un'anima creata come singola, come individuo, quindi con le sue caratteristiche del tutto peculiari da Dio e dalla sua volontà. Si è santificato come singolo, come individuo, compiendo una missione del tutto particolare, facendo degli atti del tutto particolare, pensando a modo suo, operando a modo suo. Questa sana esaltazione della personalità è uno degli aspetti fondanti di questo mondo e ci consente anche di contemplare la bellezza e la varietà del creato. Ora però è chiaro, no, che come mi sono sentito io nel fare una certa opera buona e quindi anche le grazie, le consolazioni, le benedizioni che il Signore ha dato a me, e in questo a me si può evidentemente mettere chiunque ascolta questa meditazione, le ho sentite io a modo mio, non le può sentire un altro, d'accordo? Però qui Gesù sta dicendo che se tu ti fondi con la divina volontà, tu sei presente nella vita di tutti, d'accordo? In un certo misterioso modo, lo sappiamo. E quindi la gloria di tutti ne benefici pure tu, non soltanto perché la condividi per partecipazione, questo lo fanno tutti quanti i beati, ma perché la vivi come se fosse tua. Bellissimo. I beati saranno tanti soli che splenderanno nella celeste Gerusalemme, ma le anime che hanno vissuto nel mio volere splenderanno nel mio stesso sole.
e vedranno i beati queste anime da dentro me stesso. È impressionante. È bello. Inabissate nel pelago dei miei contenti. E Gesù dice che la perfetta glorificazione che ogni uomo è tenuto a dare al Signore, per cosa? Per la creazione, per la redenzione e per la santificazione, che sono le tre grandi opere grosse della divina volontà. Sappiamo tutti quanti, no? Questo ormai, per chi conosce un pochino il mondo della divina volontà, non è una novità, no? Cioè, il fiat creante, il fiat redimente, il fiat santificante. Gesù, Dio ha creato l'universo, Dio ha redento l'uomo e Dio ha santificato l'uomo, portandolo fino al punto di poter vivere una vita divina sulla terra, una vita umanamente divina, ovviamente, e anche una vita divinamente umana, ecco, tutto. Quindi rimanendo uomo, però vivendo in questo stato di profondissima comunione con Dio, comunione che in questo mondo è comunione operante, è comunione volta alla crescita, alla dilatazione degli ambiti potenzialmente infiniti della nostra anima, la nostra santificazione, al moltiplicare quante più opere buone possiamo fare, perché poi possiamo esserne riempiti, ecco, di gloria in paradiso. Ecco, però questa fusione iniziata sulla terra avverrà in modo misterioso, ma vero, anche in cielo. Ecco, ci lasciamo oggi con questa bellissima contemplazione di questo trittico, di cui noi ringraziamo il Signore, ecco, e di cui chiediamo adesso poi nel silenzio personale e poi nella preghiera la grazia di poterlo tutti vivere. Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo di quello che abbiamo contemplato. Ecco, noi qui in questo mondo, come te, abbiamo dei veri misteri gaudiosi e dolorosi, questo intreccio, ecco, tra gaudi infiniti e grandi prove che caratterizza la vita terrena segnata dal peccato. Abbiamo visto come questo venga fortemente santificato nella divina volontà e ti chiediamo la grazia, ecco, di poterlo vivere nelle nostre esistenze in attesa, ecco, di vederlo compiere nella gloria del cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.